Ciao a tutti, siamo qua con Argiris nel tour che ci porta insomma verso Francoforte. Siamo qui a Jesi e quindi con te Argiris un breve aggiornamento sulla situazione politica in Grecia in questi ultimi giorni, quindi qual è oggi lo scenario elettorale? Lo scenario in questo momento è che ancora non possono formare un governo, fanno di tutte le pressioni possibili alla sinistra per accettare di formare un governo o partecipare o appoggiare o qualsiasi altra cosa, però sia la coalizione di sinistra Syriza sia la sinistra democratica, che è molto più moderata, non accettano di partecipare a nessun governo che non mette in dubbio il memorandum di tutte queste politiche neoliberali della Troica. È impossibile per qualsiasi partito di sinistra, come si vede ora, di partecipare, di accettare dei tagli, perché a giugno dovranno fare tagli di 11 miliardi e mezzo e poi devono fare ancora altri tagli di 7-8 miliardi, come hanno detto oggi dai dati macroeconomici e delle previsioni che ha annunciato la Commissione europea. La cosa importante per la sinistra è di non perdersi dentro queste trattative. Già hanno cominciato a fare manifestazioni, oggi il Partito Comunista di Grecia farà una sua manifestazione, già la coalizione di sinistra ha cominciato a mobilitarsi nei quartieri di Atene e nelle altre città, perché la cosa importante è che dopo il voto continuano le proteste contro queste politiche e contro questa macelleria sociale. È indispensabile continuare così. Il primo sondaggio oggi che hanno fatto, il primo sondaggio post-elettorale dà a Syriza 27, quasi 28% dei voti, cioè la gente ha capito molto bene che non si deve rassegnare con queste politiche neoliberali, punto e basta. E così cambiamo pagina non solo per la Grecia ma anche per il resto dell'Europa.